Su Ali per viaggiare trovi un'ampia selezione dedicata a foto, mappe e consigli per il tuo viaggio. Scopri nuove ed affascinanti mete. Visita il nostro sito. 16 agosto, lunedì. Cambia tutto in Borgogna oggi. Dalle temperature estive con la coda di Lucifero di 30 gradi, oggi siamo a 19 gradi e fa veramente fresco. E come si vede il cielo è abbastanza nuvoloso. La situazione è cambiata. La situazione è cambiata, ma la Borgogna è sempre Borgogna. E noi continuiamo oggi a visitare i nostri castelli. I nostri? I nostri. Quanti ne abbiamo? Una ventina. Ok, perfetto. Ok, solo in Borgogna, perché poi vabbè. La residenza estiva dov'è? Ok, andiamo. Lady Ocall'opera, castello di Rully o qualcosa del genere. Qui, perché se no era là, si chiamava Rullà. Enza, fra i vigneti nostri e quelli della Borgogna, che è l'altezza. Come vedete, Lady Oak, i vigneti nostri sono molto più alti. Qua sembra che... no, c'è ancora l'uva. L'uva bianca, e quindi ancora... e sembra che manchi ancora un po' alla vendemmia. Fiori profumati, colorati, e via, verso... il secondo castello della giornata, che si chiama Château de Germolles, con le diocre già si perde per i fiori. Thank you.
Chateau di Germolles, però purtroppo gli orari di visita mi sa che non sono compatibili, perché teoricamente ce ne dovrebbe essere un altro alle 14 e la vedo dura. Facciamo un pezzetto esterno, vediamo un pochino che aria tira. Ecco l'ingresso del castello, ma appunto non, gli orari non sono compatibles. E adesso stiamo vagando per il centro, abbastanza agostano perché tutto chiuso, nonostante sia lunedì per noi. Vedi che si spaparanza al pallido sole, che però è da tanto che puntava a ste panchine. I due cigni che aspettano da mangiare, se no attaccano. Facciamo due passi sull'isoletta. De Saint Laurent. Commerciale, tra ristorantini e locali tipici nella isola di De Saint Laurent. Odo dei 19 gradi. Lady si aggancia il giubbotto fino al collo. Vabbè, giornata molto fresca che ci divide. Fresca, lei di fredda, fresca, quasi londinese, però io sto da Dio veramente. Tatina invece, guardate, l'atmosfera tipicamente novembrina. Alla cattedrale. Sì, l'hanno incastrata, voleva fare Notre Dame ma c'era uno spazio. Fare il negozio di ottica che... ok. Ecco la piazza della cattedrale di Chaon e in Saon.
sosta Abbazia Aubergé de la Ferte. Vedi che è andata in esplorazione. Qu'est-ce que dit? Quanto? Al sito medievale di Briançon, uno dei pochi posti in Borgogna dove c'è un po' di movimento, un po' di gente, ma cioè un po', perché non è che ci sia tutto sto mondo, però il fatto che ci sia un po' di gente significa che il posto deve essere carino. Ed entriamo nel sito di Briançon, come si dice, però è quello lì. Castello e villaggio medievale. Entriamo lì, Briançon, la mascherina tra poca va.
panorama notevole sul villaggio e sulla Borgogna del sud. Peccato la giornata un po' nuvolosa, ma questi momenti quando purtroppo per esigenze di carico ho dovuto rinunciare al teleobiettivo, che mi prende un attimino di dispiacimento, però vabbè, così è e così ci appare. Borgogna, panorama sulla Borgogna, la Borgogna del sud, giornata purtroppo nuvolosa, però credo che si possa comunque apprezzare anche le meraviglie di questa zona di Francia. E se il video vi è piaciuto, vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale e a cliccare sulla campanella. In questo modo, quando pubblicheremo un nuovo video, riceverete la notifica.